Tutti ragazzi, eccoci qua nel video post partita di Crotone Genoa. Vittoria nello scontro salvezza Lecce Scila del Grifone per 3-0. Allora, cominciamo subito a commentare questa partita. Primi 20 minuti un po' sofferti, poi siamo usciti fuori. Il primo gol di destro arriva al 24esimo. Palla messa in mezzo da Zajc, non benissimo, però anche il rinvio di Marrone. Forse era più una deviazione. Ma lasciando perdere questo, destro si trova il pallone lì, calcia e sigla l'ottavo gol in campionato per lui, ma soprattutto l'1-0 per il Genoa. Genoa che poi 5 minuti dopo raddoppia con Siborra. Un gol spettacolare, ragazzi. Non vorrei fare battute, ma lasciamo perdere le battute, ce ne sarebbero da fare. Grande recupero, se non sbaglio, di Zajc o di Shomurodov. Palla, tra l'altro, da palla a terra. Il pallone viene messo in mezzo, la palla finisce al limite dell'area dove c'è Siborra che calcia e trafigge Kordaz, segna un gol meraviglioso e segna un gol importante. Oltre al fatto che il Genoa raddoppia, anzi, proprio per questo motivo il Genoa raddoppia, riesce comunque a trovare un attimino di tranquillità. E doveva soltanto saper gestire il risultato fino alla fine dei primi 45 minuti. Sarebbe stato molto importante quello, perché poi comunque ritrovarti 2-0 alla fine dei primi 45 minuti è un buon vantaggio. Così è stato fatto, fortunatamente ti sei ritrovato sul risultato di 2-0 alla fine dei primi 45, hai cominciato il secondo tempo già più tranquillo. Hai trovato il terzo gol, potevi gestirla come meglio ti riusciva. Hai trovato anche il terzo gol che poi ha chiuso la partita. Di fatto, il Crotone che ha trovato soltanto un'occasione per riaprire il match, ma ormai era chiuso. Palo, dopo però una grande parata di Perin, dopo il tiro di Benali. Per il resto non ci sono state grandi occasioni. Genoa che, a parte qualche ripartenza del Genoa, tipo quella con Pande. Con questo, ragazzi, l'importante era veramente fare 3 punti nel match di domenica, perché era un match delicato, uno scontro salvezza, e adesso siamo a 21 punti. Continuare con questa mentalità a testa bassa, e niente, ragazzi, ditemi cosa ne pensate qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice in su per questo video, e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. È sempre Forza Genoa.